Ehi là ragazzi, sono Omega, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video. Allora ragazzi, dopo il video di ieri, dove praticamente vi ho fatto vedere che moddavo un account praticamente in pochi secondi, ovvero l'account in 60 secondi, se l'avete visto il video ve lo ricordate, se no ragazzi andatevelo a vedere. Oddio, mi sono autoucciso, che bella cosa. Oddio, si è glitchato il personaggio. Dicevo ragazzi, quindi l'account che è stato moddato in 60 secondi, ve lo ricorderete sicuramente, se no vi dico andatevelo a vedere, perché ci ha interrotti la polizia. Praticamente ragazzi, nell'account, quindi nel tool, c'è, oddio, perché mi sto portando un palo appresso? Ok, perfetto. E c'è praticamente un listino, perché ovviamente non è che le mod vengono fatte così a caso, ma viene seguito un preciso listino. E si dà il caso che il listino che ho io su GTA sia molto lungo. Allora, siccome dopo sono venuti molti di voi a chiedermi le mod, allora pensavo a questo punto ragazzi, perché non fare un video dove faccio praticamente vedere tutto il listino, diciamo, agli iscritti, a tutti quanti, in modo tale da potervi insomma rendere conto di quello che c'è dentro, perché molte cose vengono settate, diciamo, senza nemmeno accorgersene. Appunto per questo ragazzi ho deciso di creare un listino, diciamo il mio listino personalizzato che ho soltanto io, cioè che ho soltanto io, che mi sono costruito da solo, dove ci sono ragazzi praticamente cose inedite che sono veramente introvabili e che veramente poche persone, pochi modder riescono a mettere. Quindi ragazzi, io vi dico soltanto che il listino è lunghissimo, quindi se ve lo volete vedere ve lo vedete, e quello che vedete è soltanto quello di GTA, quindi non osate immaginare quale sia quello di tutti gli altri giochi messi insieme, quanto insomma possa essere lungo. Qui c'è una, cioè io ho i colpi esplosivi, no? Mi sento praticamente Dio su GTA, però non riesco a uccidere tutti i poliziotti, cioè io più continuo a farli, diciamo, esplodere, più questi continuano a spawnare. Non ho capito perché ancora non crepano ragazzi. Vabbè, eppure sono poliziotti contro poliziotti, cioè è una cosa equa. Vabbè, allora, visto che comunque sto facendo un bordello e tra un po' frizzerà anche tutta la console, io a questo punto direi di passare insomma insieme a vedere. No ragazzi, scusate, devo far schiattare sto aereo, sennò non possiamo, non sono contento. Se lo sparo male, ecco, finalmente è morto. Bene, uccidiamo tutti i poliziotti, così giusto per essere contenti. Che poi ho fatto una prova, no? Se voi provate a uccidere tanti poliziotti così, mi sa che non finiranno mai, cioè è una roba tipo infinita, ciclo infinito. Non finiscono mai i poliziotti, quindi praticamente la polizia continuerà ad arrivare fino alla fine senza darvi tregua, finché non crepate. Portati bene, altrimenti mi tolgo l'antisportività, cioè non è un problema insomma. Vabbè, quindi dopo aver fatto un po' di macello, io direi di passare a vedere il mio listino. Guardate come corre veloce. Vedi ragazzi, questi sono gli effetti della corsa veloce. Io scappo e ragazzi andiamo subito al computer, perché ci ho salvato praticamente un file, un blocco note, dove ci ho scritto tutto il listino che metto di mod su GTA. Poi non so se siete interessati, magari volete vedere quelli di altri giochi tipo i COD, mi fate sapere e io praticamente ve lo posto ragazzi, tutto qua. Bene, andiamo a vedere. Qui abbiamo il blocco note. Allora, partiamo subito. Servizio mod by Omega. Vabbè, qui ci sono le cose scritte da me: rapidità, efficienza, affidabilità su ogni campo, ovviamente. Credi soddisfatti, account perfetti, contattami subito, sono a tua disposizione. Qui ci sono le money lobby private, 5, 10, 15 e 20 euro, anche se 5 lo dovrei levare. Money lobby per crew intera, 20 euro. Se cerchi una recover su GTA 5 online perfetta con tutte le stats possibili e una locura al 100%, sei nel posto giusto. Ecco a voi la recovery perfetta, ovvero ragazzi, la recovery che abbiamo fatto ieri, e quindi questo sarebbe tutto il listino. Allora, GTA 5 online, rischio ban inesistente. Rango a scelta, quindi potete mettere 120, 1300, 8000, quel rango che volete. Soldi a scelta, lo stesso, 700 milioni, 1 milione, 1 miliardo, 20 milioni, quello che volete. Vabbè, qui ragazzi non sto a spiegarvi, tanto leggete da voi, insomma, perché è una lista lunga. Tre case di lusso a scelta, corpo invisibile, armatura al massimo, snack al massimo, sigaretta al massimo, giubbotto al massimo, fuochi al massimo, quindi vedete qui tutto 99999. Stato mentale, sano insano, quindi potete scegliere. Abilità al massimo, ovvero forza, volo, guida, furtività, meccanico sbloccato, le colorazioni dello Santos Custom. Ammunition sbloccato, sblocca ogni cosa su ammunition, quindi sapete già cos'è ammunition, dove si comprano le armi eccetera. Armi della Collector Edition, martello e tutte le altre armi a derivare, quindi tutte quelle che ci stanno. Tutte le armi sbloccate da accessori, fucili, cecchini, mitragliette, equipaggiamenti, ratio, uccisioni morti, quindi l'HD. Colpi alla testa, possiamo permettere di impostare con ogni arma i colpi alla testa che vogliamo. Munizioni al massimo, 9999. Mimetiche armi sbloccate, quindi sblocca tutte le mimetiche su ammunition. Vestiti sbloccati, pantaloni, maglie, camicie, giubbotti, accessori.
le maschere sbloccate, insomma qua ragazzi leggete voi, tutti i DLC sbloccati, i tatuaggi sbloccati, le t-shirt esclusive, tutti gli obiettivi di gioco sbloccati, ovvero tutti gli obiettivi pertinenti ai vestiti, abilità, rapine e tutto il resto, rimozione antisportività se siete antisportivi, sblocca cecchioni cromati, sblocca capigliature, capriole infinite, tutti i trofei, tutti i vestiti per uomo e donna, quindi poliziotto, babbo natale, pilota che troveremo successivamente dopo, controllo di eventuali rimozioni delle segnalazioni, quindi se vi segnalano l'account ve lo controllo e ve le tolgo. Questa è una cosa molto utile. 20 macchine scelte nel garage, Zentorno, Harder, Roosevelt, T20, Inferrus, quella che volete, cecchioni cromati, capigliature sbloccate, t-shirt speciali, quelle che escluse da Rockstar, no recoil e mira stabile. Qui ci sono le sezioni vestiti normali, quindi Babbo Natale, poliziotti, invisibile, elfo, snowman e così via. Qui abbiamo una sezione Pegasus, ovvero quei veicoli ragazzi che si tengono alla Pegasus, Buzzard, Hydra, Liberator, Cargo e gli altri. E qui ci sono i vestiti moddati. Tipo qui ci sono vestiti invisibili numero 1, 2, 3 perché ce ne sono un bel po'. Qui ci sono i Norules, Ghost, alcuni creati da me, quindi Swag numero 1, 2 e 3. E poi ragazzi abbiamo sezione veicoli moddati. Abbiamo la BMX, il Panto, la Roosevelt, il Cooked Classic, Massacro da Gara, Jester e il resto. Passiamo alla sezione statistiche carriera GTA 5 Online. Allora ragazzi, queste sono delle statistiche di carriera, quindi tutte le cose fatte nella carriera in generale, quindi gli RP, le uccisioni, le morti, distanza percorsa. E queste sono tutte statistiche che servono ragazzi per non farmi bannare l'account. Ecco perché gli account che faccio non vengono bannati. Su 1000 account ne vengono bannati 2 o 3, anzi nemmeno. Qui c'è la sezione statistiche generali di GTA 5: morte totali, morti per esplosione, morti per caduta, spettacoli privati, prostitute pagate, taglie piazzate, tempo in sessione, tempo ai personaggi, durata media sessione. Andiamo avanti. Sezione statistiche crimine, quindi tutte quelle statistiche a che fare col crimine: poliziotti, uccisi, SWAT uccisi, numero di volte ricercato, auto rubate, insomma le statistiche che hanno a che fare col crimine, raga. Poi che abbiamo? Sezione statistiche veicoli, quindi tutte quelle stats appartenenti ai veicoli, tipo distanza in auto, in bicicletta, in aereo, elicotteri esplose, barche esplose, auto comprate, tempo di guida, tempo di motocicletta, insomma tutte le statistiche possibili e immaginabili. Bene, dopodiché ragazzi abbiamo statistiche di combattimento di GTA 5 Online, ovvero sono tutte quelle statistiche con i combattimenti, uccisioni, furtive, colpi alla testa, colpi a segno, uccisioni, vittima, uccisioni arcinemico, arcinemico, serie di uccisioni deathmatch, quindi come vedete è una lista praticamente lunghissima. E diciamo che questa lista praticamente ragazzi si divide in più liste, perché diciamo queste sono le cose principali che sono messe nel gioco. Poi tipo alcune cose non le ho messe perché sono scontate, cioè non è che mi dite manca quello perché sono scontate, non le ho nemmeno messe. Tipo sono racchiuse dentro altre cose. Quindi appunto per questo non le ho messe, se no il ragazzi listino veniva lungo 300 metri. Quindi detto questo ragazzi, questo è il listino by Omega, quindi by me. Ci sono tutte le, c'è praticamente tutto su GTA. Se c'è qualcosa che ho saltato, tranquilli che comunque la metto se non c'è scritta, perché ovviamente non è che qualcosa può saltarmi all'occhio, insomma. Quindi ragazzi, detto questo, queste sono tutte le sezioni statistiche che stiamo per non farvi bannare. E queste praticamente sono tutte le cose che vengono messe nel gioco. Quindi ragazzi, detto questo, il listino è questo qui. Se lo volete, scrivetemi in privato. Quindi ragazzi, come avete visto, non so, forse è il listino più lungo e introvabile di GTA 5, insomma, dappertutto. Quindi, insomma, se il listino vi piace, non so, chiedetemi un account moddato, scrivetemi in privato, tanto sapete dove scrivermi. Trovate i link in descrizione, il mio profilo Facebook, la mia pagina Facebook, Instagram, su Direct. Insomma, dove volete mi scrivete se volete un account moddato come quello che vi ho fatto vedere. Bene ragazzi, quindi detto questo, io spero vivamente che il video vi sia piaciuto e soprattutto che il listino vi sia piaciuto. Oddio, quello è volato. Quindi, insomma, fatemi sapere se vi piace il listino, commentate, ditemi sì, insomma è completo, c'è quello, c'è questo, insomma fatemi sapere. E ragazzi, se il video vi è piaciuto, io insomma invito a lasciare 300 like per questo bellissimo listino, perché è veramente lungo e introvabile. Quindi ragazzi, scialla, noi ci becchiamo al prossimo video. Io adesso sono un po' piuttosto occupato, quindi mentre voi insomma vi vedete il listino con calma, se volete rivedere, io me la squaglio bella.